E ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Questo è il quarto episodio delle Terre Toscane, la mappa che trovate in modhub ufficiale Giants, è per PC e anche per console. Io ho già fatto un po' un'editata ed è per quello che alla fine della fiera ho detto riproponiamola, visto che ci avevo speso dietro anche a editarla con capanni e placeable e quant'altro. E in più c'era un attimo questo bisogno di un po' di svago, dovevo usare quel proclaim famoso. Quel proclaim famoso che ovviamente smetterò di utilizzare quando uscirà a breve il braccio trainato di RL Modding. Visto che vi è piaciuto veramente tanto, sia dalle foto che ho postato in Instagram, sia dalla preview che vi ho fatta. E sinceramente a giorni dovrebbe uscire, magari anche oggi potrebbe essere già in modhub per voi. Vi anticipo, sarà per PC e console, per chi non l'avesse capito o letto. Aprite sempre, mi raccomando, la descrizione di video, che il minimo indispensabile di solito in quella descrizione lì c'è sempre. Cosa parleremo comunque oggi? Di cosa tratterà questo episodio? Parleremo del nuovo DLC della Giants, che butterà fuori il 12 novembre, del braccio trainato di RL Modding. Ne ho già parlato, ma capiterà di riparlarne sicuramente. Vedremo un attimo i video scorsi, alcune cosette interessanti. A fine video vi lascerò anche un timelapse, così a fine video, così chi se lo vuole vedere, bon, chi non interessa, bon, uguale. E di un attimo della modellazione del terreno, di una creazione di un canale. E prima o dopo, come mi avete chiesto, porterò, ovviamente molto in amicizia, un video sulla creazione, diciamo, sull'utilizzo dell'editor in-game per la creazione dei campi e quant'altro. Una cosa molto semplice, non lo vedrete comunque. Intanto vi faccio vedere, ripeto, a fine video questo timelapse. Se vi interessa, alcuni trucchetti li spiegherò in quel video che ovviamente a breve caricherò anche sul canale. Ma prima di partire con tutto il discorso, commenti e comunque il DLC e la puntata in sé, vorrei ringraziare come al solito sia gli iscritti che gli abbonati, entrambi, perché entrambi sostengono e portano avanti il canale qua e tutto quanto. Quindi veramente ragazzi, grazie a tutti. Poi vi ricordo che se volete passare in Discord, Instagram, link in descrizione e tutto quanto. Comunque chi già mi conosce mi trova, come dire, un po' da tutte le parti. Parliamo innanzitutto del DLC nuovo di Farming, come dire, un po' un fulmine a ciel sereno. Uscirà il 12 novembre di quest'anno, ovviamente, quindi c'è anche abbastanza tempo, perché deve passare tutto agosto, settembre, ottobre, quindi 3 mesi, più un po' di giorni novembre, un po' chi che per arrivare a fine luglio, facciamo 3 mesi e mezzo quasi ci vorrà. Questo DLC cos'è? È un'espansione, infatti si chiama Alpine Expansion o Alpine Farming, vedo tutti i nomi che girano. Vi darà una nuova mappa e 30 nuovi fra veicoli, attrezzi, macchinari. La mappa ha un nome un po' particolare, si chiama, se non erro, se lo leggo, Erlengrat. È molto complicato da pronunciare e sarà tutta una mappa alpina, quindi è come vedere la Valken o come vedere la Felsbrunn, in realtà un po' più valle stretta con montagne, prati, insomma è quasi su un discorso quasi più finagione volendo. Dopo ci sarà sicuramente, immagino già, chi andrà a coltivare cotone e barbabietole, no, e barbabietole, scusate, canna da zucchero, ma vabbè, il mondo è bello perché è vario. E ci sono dentro un sacco di veicoli, alcuni dovranno essere ancora, diciamo, spoilerati, a partire dalla categoria movers, quindi sfalciaprati, e c'è praticamente marchio A e B, lo stesso sfalciaprato manuale che ho usato io sulla Valken 8 mesi fa, quindi o la Giants mi spia, no scherzo, però insomma è un po' strana sta faccenda, ha messo una cosa molto particolare. Poi ci sarà un nuovo marchio, Rigitrack, che sono trattori elettrici, se ho capito bene, quindi per, come dire,
la parte di facciamo bene all'ambiente. Comunque anche lì bisogna aprire una parentesi, perché sì, non ci sono emissioni, bisogna capire quante emissioni però sono state fatte per caricare il veicolo e quindi per far quell'elettricità. Si viene da fonti sostenibili, allora è tutto a zero, come dire, inquinamento. Se ho utilizzato centrali nucleari per caricare la batteria del mio veicolo elettrico, forse c'è qualcosa che non quadra, però non spingiamoci oltre. Poi sempre marchio A e B, c'è altro, c'è Lindner, c'è ancora un altro Rigitrack di dimensione maggiore, diciamo, e sono tutta attrezzatura, tra l'altro Lindner, adesso sembra banale dirlo ora, però fidatevi, avrei voluto presentarlo perché c'era l'Unitrack da più di un mese su MoDab, solo vi dico aspetto, poi infatti l'hanno aggiornato, poi ho detto aspetto, ed è, per capirci, sembra un piccolo Unimog, ma capiamoci ragazzi, nel senso non ha il muso, è piccolino, c'ha il suo bella cabinotta, quindi due assi, e ha tutti i moduli da mettere dietro, quindi so la botte, il raccogli fieno, paglia, erba, tutto quello che volete. Nella mod c'era anche il piccolo cassone normale, il cassone per i tronchi, insomma. E ci sarà comunque di default in questo DLC. Poi ci sono i vari coming soon, quindi qualcos'altro che dovrà ancora venire spoilerato, diciamo, prossimamente dalla Giants. E come equipaggiamento, equipment, come dicono loro, ma qui traduciamo in attrezzature, ci sarà un po' le solite cose, questo lo ammetto anch'io, quindi un aratro da 1,2 m di larghezza, dovrebbe essere 3 omeri, Peutinger, un coltivatore, una arpice a dischi, una seminatrice, varie sfalcianti di varie misure, sempre della Peutinger, ranghinatore, voltafieno, c'è, come dire, marchio Peutinger molto molto molto, tra cui anche un paio di imballatrici e carri da carico, appunto il famoso l'Euroboss, poi c'è il modello Faro 4010 due assi, molto bello. Più pure anche, vabbè, un Bokman che è tipo 9-4 Williams, però versione appunto sandali con i calzini, quindi uno di quei rimorchietti che vedete bene attaccati dietro ad autovetture, veicoli fuori strada, eccetera. Comunque, ecco, l'altro DLC era DLC Verneland Recon, questo sarà DLC praticamente Peutinger più mappa più alcuni marchi, come vi ho detto, Rigitrack, Linder, A e B. Molto molto alpino la cosa, ripeto, per quelli che chiedono, sarà per PC, per console, per forza di cose, a 19,99 euro, 20 euro praticamente. Vi ricordo anche col codice partner con Giants, chi vuole ordinare, preordinare la loro copia digitale può farlo benissimo. Ho sempre detto, nel dubbio, chi lo ha da Steam lo prenda da Steam, meglio quando ci sono gli sconti, ma non ci saranno sicuramente fino a Natale, perché nel pre-order non c'è di sicuro sconto. E continuavo a dire, ma chi lo ha da Steam non so se il mio codice è valido. In realtà, ragazzi, rettifico che qualsiasi copia digitale che comprate col mio codice funziona, perché anch'io col contest ho vinto il DLC Verneland e mi hanno chiesto se gioco da PC. Gli ho detto sì, da Steam. Ti mandiamo una copia digital download che la puoi attivare benissimo anche su Steam. Quindi in realtà, ragazzi, per chi vuole, riassumiamo così, per chi vuole il digital download e non copia fisica, quindi non si ordina il proprio DVD materialmente a casa, potete utilizzare tranquillamente il mio codice personale che vi metto in descrizione e anche in sovraimpressione nel video. E ringrazio chi lo ha fatto e chi lo farà, perché così fate vedere appunto la Giants che opero per il loro bene e gli vendo le loro copie. Vantaggi, ve lo dico in tutta onestà, non ce ne sono praticamente per nessuno, non è scontato, quindi se uno vuole preordinarlo, preordinarlo qua o preordinarlo là, cambia poco. Fate appunto un piacere a me che fate vedere appunto a Giants che mostro e faccio, tra virgolette, vendere anche i loro prodotti. Questo era quanto, insomma, sul discorso DLC. È stata un po' un fulmine a ciel sereno, dico. Del Farmcom 20, dove hanno anche mostrato in 7-8 video
discorsi per i futuri sound del gioco, come approcciarsi alla conversione o comunque all'XML del gioco, come scrivere in Lua dopo tutto, come dire, video molto tranquilli, diciamo, ma che però comunque vi invito anche a dare un'occhiata, che male non fa, insomma, tutti i video caricati sul loro sito Giants, cioè sul loro sito, scusate, sul loro canale YouTube. Due cose al volo, lo dico sempre, ormai l'avrò detto in, non lo so, 200 video, la mod che mi permette di muovermi in cabina e la quick camera, e quella delle marce eccetera, la vehicle control add-on. Poi vabbè, Poplane è solo per computer, l'ho anche presentato e boh. Detto questo, sì, facciamo tra virgolette l'ultimo carico, perché la prossima puntata, credo, spero e mi auguro, la sfrutterò il braccio appunto di Lelex ERB, quindi mi vedrete, come dire, sbracciare con quello e non con colpo claim. Queste comunque appunto erano le cose principali che assolutamente devo dirvi. Poi devo chiedervi appunto anche voi cosa ne pensate del DLC, se è di vostro interesse. Ho comunque chiesto su Instagram, mi sono arrivate più di 100 risposte, a cui avevo risposto a tutti praticamente nelle storie, e ho visto così, senza ovviamente far conti, però a sentimento il 95% di voi era contento, l'altro 5% c'era qualche dubbio, un paio su 100 diciamo che erano, come dire, schifati dal DLC, ma è cosa più che naturale e giusta, come per me e per molti altri come voi è uscito il DLC del cotone, non ci è interessato, non mi interessa, probabilmente non mi interesserà mai. Questo mi ha colpito, non è che sono lì, come dire, che non vedo l'ora, perché ok, sì, tira molto il discorso sandali con calzini, ma qua c'è dentro anche un po' di ricola secondo me. E la Giants finalmente dopo 10 anni ha aperto le finestre del loro ufficio, hanno guardato fuori e hanno detto ma potremmo fare anche in DLC con i nostri paesaggi, con la nostra, perché sono svizzeri con sedi anche in Germania, ho capito bene, dopo che hanno aperto anche l'ufficio anche in America ultimamente, negli USA, ok, però la base di partenza è Svizzera barra Germania, e alla fine capite anche voi che hanno fatto mappe americane, ne ha fatti tutti di più, ok, nei titoli vecchi vecchi sì, c'era anche qualcosa di tra virgolette europeo, ovviamente anche la stessa Fesbrum europea, ci mancherebbe, però questa è proprio alpina, non è una zona confondibile con molte altre, questa è, come dire, un po' più stringente la cosa, è molto più sul posto, non è che ci sono miliardi di posti così, gli altri sono un po' confondibili, questo insomma sembra molto, sì, appunto Svizzera, ma potrei anche spacciarla dalle immagini che vedo, dire anche potrebbe essere anche l'Alto Adige, per dire, ecco, quindi è molto settoriale la cosa, ecco. Quindi fatemi sapere pure anche voi nei commenti cosa ne pensate di questo DLC, e ripeto, da Instagram 95% era più felice che non, però magari l'euforia del momento, poi uno magari ha guardato in più e dice ma forse non lo prenderò, forse lo prendo, è cambiato anche il discorso dell'erba, della texture, alcuni alberi, e vediamo insomma cosa introdurranno di interessante. E boh, dopo una cosa non proprio ufficiale, però capito, letto in fretta e chiacchiere fatte fra amici, sembra che appunto Farming sia svitato, si sapeva già più o meno, però sembra che ne passi ancora di tempo, quindi verrà probabilmente tardo 2021 l'uscita, neanche primavera 21, però questo, ragazzi, prendete con le pinze, non si possono fare sti pronostici così troppo avanti con i tempi, ecco. Niente, insomma, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate del DLC. Invece, per quanto riguarda la mia programmazione, quindi i miei video eccetera, dall'ultima volta che abbiamo visto le terre toscane, cos'è uscito? Un video sul disbosco e raccolta legna nell'Ellerba, che quindi mi metto in funzione e faccio vedere la segheria, la presentazione update dell'Unimog, era uscito anche lo screenshot contest di giugno, l'update del MAN
praticamente il transport pack della Fliegel con dentro un Mann, adesso c'è anche in versione forestale e anche col modulo Bergmann sì, per espandi letame praticamente, un'altra puntata di lavoro in segheria sull'Ellerbach, la puntata sulla Geisersberg dove utilizzo il Syntrak, no scusate, sì, dove di solito utilizzo il Syntrak ma ho utilizzato l'Energwin, mi è piaciuta molto, sono contento anche a me farla e utilizzare quel mezzo. Poi vi ho portato Sim Dashboard, che non è un gameplay, non è una mod, sì, si avvicina di più al discorso mod, che è l'utilizzo di un'app su smartphone o tablet per avere comandi aggiuntivi da utilizzare nel gioco. Anche lì l'ho già detto in altre puntate e sono sentito anche alcuni amici, anche tutto Giuseppe, nonché il nostro collaboratore con Giuliano su Master of Food, che mi ha detto: ah sì, è bella, però visto che c'è un attimo di ritardo da quando schiacci sul telefono per far sì che il comando funzioni su Farming. Quello, ragazzi, probabilmente anche a me a colpa, io ho montato il video meglio che potevo, ovviamente non ho fatto una cosa, come dire, la Carlona, no, però magari nel montaggio magari c'è quel nanosecondo che si sfasa, perché ovviamente dovevo unire il video della GoPro che filmavo la mia mano schiacciava sul telefono a quello che succedeva nel video in diretta, quindi quel ritardo lì in teoria non esiste, perché io a memoria quando quello utilizzavo non vedevo nessun ritardo, quindi questo volevo dirvelo, visto che è stato un commento non scritto nel video ma che mi è stato riportato, che mi faceva piacere dirvelo e ricordarvelo. Un'altra puntata ovviamente di nuovo, perché ritorniamo al venerdì, sull'Ellerbach con l'Unimog, avete visto quello nuovo L400 solo per PC da Modoster e ho visto che vi è piaciuta molto. In fretta e furia in una notte con un montaggio particolare che mi ha costato tante ore, diciamo, però ho visto che vi è piaciuto sia la mod sia anche il video del Ludwig, la terna di Nord Modding Company, terna con un'infinità di attrezzi, avete visto, è particolarissima. Poi c'è pronto il video quando esce presentazione del caricatore trainato di RL Modding, avete visto una nuova puntata sulla mappa Italia di Edo Modding, saluto e ringrazio sempre, del vecchio scarico Ghiaia dove si va a comprare la calce. Ok, se in Italia non è molto utilizzata o forse per niente la calce, però ragazzi bisogna far vedere il punto vendita e come al solito mi attengo e sto a quello che dice Edo, nel senso mi dice: dai, facciamo vedere questa cosa, mi fa butta la calce in quel campo che hai trebbiato e mi cobidisce. Dopo mi si è detto: vai, ribaltati col trattore, forse gli ha detto: no dai Edo, no, ma scherzo Edo, comunque non me l'avrebbe mai detto, quindi non c'è il problema, non ci sarebbe stato il problema. E ultimo, ma per ordine non per importanza, la preview appunto del caricatore trainato di RL Modding. Probabilmente nella prossima puntata qua vedrete quello all'opera, se vi va, ma penso che lo farò, perché devo concimare il campo e ce ne vorrà insomma ancora un bel po', sinceramente. Mi dispiacerà, come dire, mettere un po' sotto il capanno il Poclane, ma lo faccio volentieri per loro di dimostrarvi appunto il braccio all'opera. Detto questo, ragazzi, abbiamo buttato le tame nel campo, ricaricato nuovamente i vaschieri, adesso scendo senza farmi male, ovviamente si scende così e non buttandosi giù dall'escavatore, che poi i legamenti del ginocchio, come dire, si scassano. E diciamo che prima di salutarvi, vorrei passare al commento e commenti e lasciarvi alla fine timelapse per chi ha piacere di vedere la creazione di un canale con annesso piccola aggiunta di un, chiamiamo, un mini ponte, alla fine una lastra cementata buttata lì da una parte all'altra come nelle migliori campagne italiane. Faccio un attimo di pulizia e saluto e faccio il commento e commenti. L'ultima volta chi mi ha commentato fra gli abbonati era Zio Trabo, che ha detto sì, privato purtroppo, perché era riferito appunto al 140-90 qua che è stato passato in amicizia, ovviamente privato, non sono stato io a convertirlo come qualcuno ha capito malamente, ma è lo stesso. Saluto Paolo Fattori che mi ha commentato
con due commenti, infatti, che per variare ogni tanto ci sta anche questa mappa, e che mi parlava di posizionabili stile americano di un'altra, un'altra mappa. Saluto Bulldozer Matthew 86, bella Nico, grazie Matthew. Saluto e ringrazio Andrea Buttani, che fa davvero un bel ritorno in Italia e gli è piaciuto, insomma, che avevo personalizzato abbastanza la mappa con questi posizionabili. Prossimamente vi farò vedere anche col pack Italy di RB Modding, in teoria che l'ha fatto solo lui. Sono di interessanti posizionabili che probabilmente a quest'ora o saranno usciti o ci metteranno veramente poco a uscire, perché so che sono in mod hub, e sono dei capannoni in cemento come quelli già visti, altri in muratura, quindi mattoni, questi qua classici come quelli tra virgolette originali della mappa, più vari muretti, più dei siti, tanta roba interessante. Probabilmente li sfrutterò per fare un lifting, diciamo, alla mappa qua con quelli lì nuovi. Saluto e ringrazio anche Danny Farmer 2610, che è stato felice, fa bello, bellissimo episodio, dopo tanto tempo finalmente si è tornato qua, e l'idea appunto di portarla come spin-off ci sta tantissimo. Ovviamente siamo andati avanti a scriverci come al solito tanti bei commenti sul discorso cosa c'è, cosa ci sarà e tante cose, insomma, ecco. Via velocissimo invece con i saluti agli altri, agli iscritti: Francesco Iannuzzi, Stefano Varia, Simone Spigarolo, Tommaso Pulato, Tony Games 07, Barbaro Sembas, vabbè, estero non capirà penso, Federico Bana, The New Farmer, Andrea Puddu, Hacker, ciao Hacker, ah non mi figuravi fra gli abbonati, ecco perché non ti ho beccato nei commenti, comunque ovviamente un grande saluto e grazie per essere stato abbonato, Davide Lattanzi, Francesco Furia, Nicola Tognato, Manculicani, Pietro, Nicola Patuto, Marco, Tommy671 Plus, Nico Mabi, Nico1306, Francesco Innocente, Crab, Thomas Marchisio, Pietro Rizzo, Ricky Cervo, Felipe Gonzalez Valeios, che non capiamo, vabbè, Luca Salvatore Malanga, Samuele Spagnuolo, Andrew Sayan, Davide Bertozzi, The Juman, Francesco Giuseppe936, Adrix, Emil Madsen, maestro anche lui, Giacomo Achilli e Fabio Pistelli. Detto questo, un saluto a tutti, vi ringrazio calorosamente e vi lascio al timelapse. Alla prossima e ovviamente fai bravi. Ciao a tutti ragazzi!